Buonasera, queste sono le notizie del TG Web di 0766 News di oggi e quindi le novità sono il botta e risposta tra Cozzolino e l'Enel, lettere scritte, poste certificate, resta il fatto che l'amministrazione comunale con Cozzolino sindaco in testa non vuole passare dal consiglio comunale e rimanda a dire all'amministratore dell'Enel, noi siamo il comune, noi decidiamo cosa fare e vi deve bastare l'autorizzazione della giunta. Detto questo, ovviamente le opposizioni stanno affilando le armi perché chiaramente secondo la legge, se è previsto di essere un consiglio comunale a impegnare il comune e i cittadini per più anni e per più tempi su decisioni così importanti, sarà un botta e risposta che andrà avanti fino a tutto il mese. Resta il fatto che rimangono in bilico questi 7 milioni di euro, il prestito dell'Enel, perché non sono neanche soldi conquistati con questo nuovo accordo. L'assessore Manoedda scrive anche del suo e di pochi minuti fa, per cui assistiamo al super ridicolo con un'amministrazione pentastellata che ha la maggioranza assoluta, unico movimento il Consiglio Comunale, un'unica lista è stata eletta e non hanno il coraggio di andare in Consiglio e alzare la mano tutte e 15, perché basterebbe fare questo per ottenere qualunque passi perché hanno la maggioranza assoluta. Se questo non viene fatto, evidentemente non si hanno troppe certezze sui 15 consiglieri, perché scusatemi, persone con normale intelletto non riescono a capire queste prese di posizione. È in ballo il futuro della città, è in ballo un default, c'è un accordo che viene comunque rivisto, c'è l'Enel che ha destinato, guarda caso, 290 milioni di euro. Che torti 10 dati a Civitavecchia, 2 milioni all'anno in questa nuova revisione di accordo di tasse nuove da pagare, sono andati a Montalto per fare un'altra cosa nella centrale e noi, come al solito, ce la prendiamo in quel posto, dico noi cittadini, noi civitavecchesi e tutto quanto. Questo è il discorso. 7 sui milioni dell'Enel, 5 sono quelli dell'SGR che lunedì la Commissione dovrà probabilmente decidere che l'unica offerta presentata non è valida perché non controlla le giuste cose, non è fatta da una società, non ha i giusti parametri per poter concorrere a questa offerta e per cui, ahimè, anche quelli sono soldi che non vengono trovati. Gli unici messi a bilancio sono quelli che non ci sono quelli del porto, 2 milioni di euro. Se li mettiamo tutti in fila, arrivandoci a mettere anche i 17 milioni acclarati come debito riconosciuto da questo accordo Fantomas del sindaco Cozzolino con l'Enel, che prima erano un acconto di nuova convenzione, adesso invece sono diventati debito, quindi 17, 7, 5 e 2, abbiamo tranquillamente superato i 40 milioni di euro. Questi soldi, poi qualcuno, se ha sbagliato, li deve pagare di tasca sua. Io questo voglio raccomandare. Cari consiglieri, tenete presente che alzare la mano non è uno scherzo. Alzare la mano e votare al giorno d'oggi è importantissimo. Fatelo con la vostra coscienza, ma ricordate che se sbagliate dovrete pagare. E stiamo parlando di milioni di euro, non di 44 mila euro. Di 40 milioni di euro. Stiamo parlando di soldi che diviso 15 fanno sempre soldi. Tanti soldi. Quindi attenzione perché come voi avete richiesto ai vecchi consiglieri di dover retribuire, vediamo se sarà vero o sarà falso, 1.600.000 euro diviso 25, qui stiamo parlando di oltre 40 milioni diviso 15. Fatevi voi la matematica che non è mai stata un'opinione, quindi se le cose sono giuste va tutto bene, se le cose sono sbagliate qualcuno dovrà pagare perché tanto prima o dopo ci sarà qualcuno che tirerà una somma. Sarà un magistrato, sarà la Corte dei Conti, sarà l'opposizione, sarà la maggioranza, ma sarà una somma. L'importante è governare. Le tasse sono già al massimo, i gioielli di famiglia, se queste operazioni vanno in porto come l'avete impostata, sono ovviamente venduti, quindi non abbiamo più niente da piangere e niente da perdere. Pubblicità. We'll be right back.
Torniamo dopo la pubblicità e appunto su questo i consiglieri di minoranza diffidano la commissione giudicatrice del bando per la selezione dell'SGR e qui torniamo sul discorso dei diritti e doveri. Attenzione perché anche la commissione, che tra parentesi noi stessi avemmo un battibecco perché all'apertura delle buste che era pubblica non ci hanno fatto assistere, ora sembra che la società che ha vinto non ha i requisiti, ma quindi attenzione perché anche qui se ammettete o non ammettete girano milioni di euro in ballo e chiunque si sente parte lesa può fare azioni e quindi chiedere i risarcimenti. Per quanto riguarda Santa Marinella, diamo questa notizia perché è importante, ma soprattutto è provocatoria per l'assessore Dantò, perché a Santa Marinella hanno fatto il regolamento per i Deors. Si sono messi lì, l'hanno fatto incontro tra amministrazione e commercianti. A Civitavecchia è stato un bando. Ci sono state modifiche, non se ne sa ancora nulla, in un batter d'occhio Natale è passato, Carnevale dura ancora meno e Pasqua è il 27 di marzo, quindi la stagione estiva è alle porte. Entrerà allora l'ora legale il 27 marzo, dei Deors, ma quando se ne parla? Giriamo il quesito all'assessore Dantò. Poi l'Enel ci dice che il pennacchio di fumo da centrale TVN è vapore acqueo. Sarà vero, sarà falso, non lo so, perché anche oggi di questi giorni la polemica delle centraline, centraline con l'ARPA pubbliche, non pubbliche, l'Enel, quello che è, resta il fatto c'è anche la lotta su Combilab, che è quella che era stata assegnataria del controllo delle centraline fino al 31 dicembre, è stato revocato questo controllo, non assegnato, c'è una grande confusione in merito, resta il fatto che il pennacchio lo vediamo tutti e sempre più civitavecchiesi si divertono di notte o di prima mattina a controllare lo stato del fumo. L'Ene ci dice state tranquilli che è solo vapore acqueo. Su questo poi avremo dei filmati prossimamente che ci farà capire che cos'è quel vapore, però questo ce lo riserviamo nel tempo. Ricordiamo che sul problema Enel è il programma il 22 di gennaio, per il momento la marcia organizzata dagli ambientalisti, dai No Coc, dalle vecchie associazioni e vedremo se i vecchi rappresentanti che oggi sono al governo, che firmano gli accordi, da che parte staranno, se pro o contro la marcia. Fino adesso sono stati sempre a favore delle marce, ma bisogna vedere, una volta cambiata casacca, se questo rimane. E lo diranno loro. Massimiliano Grasso, di cui dopo questo TG ci sarà un question time, un'intervista fatta direttamente con lui, ci dice che il Consollino continua a mentire sul rapporto con l'Enel, e con la quale ha anche riconosciuto un debito fuori bilancio, i famosi 17 milioni di euro presi da Tidei in acconto di una nuova convenzione che adesso è diventato un debito, con questa affermazione di Cozzolino. Poi c'è Selle che risponde a Flavio Magliani e botta risposta sull'acquisizione della sinistra che deve fare l'alternativa al governo. Ricordiamo che Selle è quella che ha fatto giustamente il patto prima con Tidei per far cadere Moscherini, poi ha fatto il patto col diavolo per far cadere Tidei e infine ha portato al governo i 5 Stelle. Ora non vanno più bene neanche i 5 Stelle. Capiremo nel tempo, il segretario Gianfranco Peres e i suoi iscritti, che quale sarà l'identikit del prossimo vero governante di Civitavecchia. Cimitero danneggiato, una cappella per un incendio. HCS dal 12 gennaio ci sono i rinnovi dei contratti per le luci votive del 2016. E sempre su HCS, attenzione perché ci sarà venerdì prossimo, 15 gennaio, potrebbe essere il De Profundis per le partecipate comunali, quindi significa gente licenziata, mandate via per salvare il comune, si mandano a casa i lavoratori, senza nessun piano costruttivo. Questa è la situazione, interviene anche il PD sulle centraline dell'Enel, Cozzolino sta alzando una cortina fumogena, nel senso che dice buttiamo l'attenzione lì ma non parliamo dell'accordo con l'Enel, questo è quello che si dice e si mormora in città in queste ore, in questi giorni di questo primo weekend dell'anno 2016, calcolando quello del 1 gennaio, 1, 2, 3 gennaio, facente parte ancora dell'ultimo dell'anno. Detto questo, vediamo se abbiamo qualche altra notizia. C'è la cura vescovile che giusto domani fa un convegno, un seminario di formazione alla politica promosso dall'Ufficio Diocesano Pastorale. Lavoro tra precarietà e progetto di vita. Questa è l'ultima notizia, notizie sportive a seguire questo TG. Buonanotte.